How does spectroscopy work? And what can the study of light tell us about? Come funziona la spettroscopia e cosa può dirci lo studio della luce sull'universo? In che modo gli astronomi usano la spettroscopia per studiare gli esopianeti alla ricerca della vita? Questo Hubblecast approfondirà il funzionamento della spettroscopia e il modo in cui aiuta il telescopio spaziale Hubble nel suo lavoro di ricerca, inclusa l'analisi degli esopianeti. Mentre le immagini dell'universo entusiasmano e stimolano il pubblico, la spettroscopia è uno strumento fondamentale che gli astronomi usano per studiare l'universo. Gli spettrografi di Hubble forniscono agli scienziati i dati di cui hanno bisogno per analizzare ciò di cui sono fatte le stelle, le nebulose, le galassie e le atmosfere dei pianeti. Hubble è dotato di due spettrografi, lo Space Telescope Imaging Spectrograph, che è stato installato sul telescopio nel 1997, e lo spettrografo Cosmic Origins, installato nel 2009. Qualsiasi oggetto che assorbe o emette luce può essere studiato con uno spettrografo per determinare caratteristiche come la sua temperatura, densità, composizione chimica e velocità. Una volta che la luce entra nello spettrografo, per essere studiata, viene scissa da un elemento ottico dispersivo nelle sue diverse lunghezze d'onda. È come un prisma, si comporta in modo molto simile alle gocce di pioggia che disperdono la luce per formare un arcobaleno. La luce dispersa viene quindi focalizzata su un rivelatore e vista come uno spettro. Lo spettro ottenuto può essere analizzato dagli astronomi per decifrare quali atomi e molecole sono presenti nella sorgente. Ciò li aiuta a comprenderne le caratteristiche fisiche e chimiche. In altre parole, mentre le immagini di Hubble ci indicano l'aspetto di qualcosa, i dati spettrali ci dicono di cosa si tratta e di cosa è fatto. Uno dei contributi più significativi di Hubble all'astronomia è la spettroscopia ultravioletta. I rivelatori del telescopio sono sensibili a questa banda dello spettro elettromagnetico e il fatto che Hubble sia posizionato in orbita attorno alla Terra, dunque al di là dell'atmosfera che assorbirebbe la luce ultravioletta, fa sì che l'atmosfera non costituisca un ostacolo. La spettroscopia è stata la base di molte scoperte chiave di Hubble. Ad esempio, Hubble ha registrato la firma di un buco nero e le sue osservazioni spettroscopiche hanno preso le impronte dell'universo lontano utilizzando la luce dei quasar per consentire agli astronomi di sondare gli ingredienti base da cui si formano le galassie. La spettroscopia è diventata anche per Hubble uno strumento essenziale per lo studio degli esopianeti. E questo nonostante il fatto che quando Hubble è stato lanciato, i pianeti oltre il Sistema Solare non erano ancora stati scoperti. Utilizzando i suoi spettrografi, Hubble ha fornito la prima rilevazione diretta dell'atmosfera di un pianeta in orbita attorno a una stella che non fosse il Sole e ha rilevato molecole organiche nell'atmosfera di un pianeta in orbita attorno a un'altra stella. In questo modo, con Hubble, gli astronomi hanno potuto inaugurare lo studio spettroscopico delle atmosfere degli esopianeti mentre transitano sulla loro stella. Gli esopianeti vengono osservati mentre, visti dalla Terra, passano davanti alla loro stella ospite, dunque quando le sostanze chimiche nelle loro atmosfere lasciano negli spettri la firma rivelatrice, filtrando determinate lunghezze d'onda della luce stellare.
In the search for signs of life, gli astronomi cercano in particolare firme spettroscopiche caratteristiche della possibile presenza di vita. Ogni elemento chimico nell'atmosfera di un esopianeta blocca la luce della stella a lunghezze d'onda specifiche, creando linee di assorbimento nello spettro della stella. È così che gli astronomi possono identificare la presenza di atomi e molecole specifiche, alcune delle quali costituiscono i prerequisiti chiave per la vita, come metano, acqua, ossigeno, ozono e altre. Ad esempio, durante l'eclissi lunare del gennaio 2019, gli astronomi hanno utilizzato Hubble per uno speciale esperimento spettroscopico che ha consentito di mettere alla prova il modo in cui osserveranno in futuro pianeti simili alla Terra attorno ad altre stelle. Il perfetto allineamento del nostro pianeta con il Sole e la Luna durante un'eclissi lunare totale imita la geometria di un pianeta terrestre in transito sulla sua stella. In questo studio innovativo, Hubble ha usato la Luna come uno specchio che riflette la luce solare filtrata attraverso l'atmosfera terrestre. Le osservazioni spettroscopiche di questa luce sono state in grado di rivelare l'impronta dell'ozono nell'atmosfera terrestre, un requisito essenziale per la presenza e possibile evoluzione su un'esoterra della vita così come la conosciamo. Finora, gli astronomi hanno utilizzato Hubble per osservare le atmosfere dei giganti gassosi che transitano sulle loro stelle, ma i pianeti terrestri sono oggetti molto più piccoli e le loro atmosfere sono più sottili. Pertanto, l'analisi di queste firme è molto più complessa. Per raccogliere il debole segnale prodotto mentre la luce delle stelle passa attraverso le atmosfere di questi piccoli pianeti durante un transito, i ricercatori avranno dunque bisogno di telescopi spaziali molto più grandi di Hubble. Un'area di raccolta del telescopio più ampia consentirà un rilevamento efficace di questi deboli segnali. Il prossimo telescopio spaziale James Webb sarà in grado di scrutare in profondità nell'atmosfera di un esopianeta per rilevarvi l'eventuale presenza di metano e ossigeno. Non solo permetterà le osservazioni spettroscopiche di esopianeti, ma farà anche da apripista a nuove ricerche spettroscopiche in tutti i settori dell'astronomia.